rammentavo prima l'importanza che Aidda ha per il corso MICO. In questi tre giorni i partner del corso, le organizzazioni che ci hanno accompagnato e che ci accompagnano interverranno tutte, o con un saluto o con un intervento, in questo primo appuntamento e anche in un appuntamento di domani, appunto lo spazio per Aidda, con la quale è nato un rapporto veramente importante. È stato firmato un accordo tra l'Ateneo e Aidda, un accordo di collaborazione, e nell'ambito del MICO Aidda, con i suoi vertici nazionali, con i suoi vertici regionali, non posso non ricordare e ringraziare Francesca Cassano, che è delegata e presidente di Aidda Umbria, ma che ha sempre accompagnato in questi anni con entusiasmo questo nostro corso, con idee, con apporti importanti, ma appunto è proprio Aidda, come dire, è entrata a far parte di questo mondo MICO. Ecco, per noi è un grande onore, è molto importante. Oggi abbiamo con noi la presidente di Aidda, presidente nazionale, che è Antonella Giachetti. E Antonella Giachetti è un dottore commercialista, alla quale diamo il benvenuto, perché appunto la sua presenza è la conferma di un rapporto che c'è stato e che speriamo possa esserci in futuro, ecco, con l'entusiasmo che ha caratterizzato questi anni. A lei darei la parola, ringraziandola per essere qui. Prego, dottoressa Giachetti. Buongiorno, grazie professore, grazie alla vostra università, grazie anche alla collaborazione col vostro corso MICO, che ritengo molto importante. Aidda è un'associazione, come lei ha detto, di donne imprenditrici, dirigenti di aziende e professioniste. Rappresentiamo trasversalmente tutti i settori merceologici e trasversalmente anche tutte le dimensioni, dalle piccole alle più grandi aziende. Rappresentiamo un patrimonio culturale imprenditoriale non indifferente. Siamo circa 800 e rappresentiamo 12 miliardi e mezzo di fatturato in Italia, con 35.000 dipendenti. Fatta questa presentazione, Aidda crede fortemente nella collaborazione fra il mondo scientifico e quello del lavoro. E non solo ci ha sempre creduto, ma ci crede ancora di più alla luce dei grandi cambiamenti che il nostro sistema socio-economico è in procinto di affrontare, in conseguenza della grossa crisi pandemica che abbiamo, che ci ha investito. Faccio presente che, oltre a questa meravigliosa collaborazione che abbiamo instaurato con la vostra università, noi abbiamo anche ho sottoscritto ultimamente una collaborazione con la Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa, sempre proiettata a beneficiare la scuola del supporto esperienziale dell'imprenditoria femminile, soprattutto come mentor per le nuovi laureati, e Aidda beneficia del supporto scientifico nelle iniziative che vorrà portare avanti. Quindi diciamo che come con voi ci sono degli importanti rapporti col mondo universitario. Oggi parliamo in questo primo slot di turismo e volevo far presente come la nostra associazione, già ai primi di aprile dell'anno scorso, uscì con un grosso articolo su QN, un nuovo rinascimento dal libero mercato al mercato giusto. Abbiamo percepito fin dall'inizio, ovviamente, il disastro che la crisi pandemica avrebbe comportato, soprattutto nell'ambito del turismo, ma abbiamo percepito l'importanza che proprio il settore del turismo avrebbe potuto svolgere un volano per un nuovo rinascimento molto importante, che, partendo da una chiara necessità di sostenibilità, che è impetuosamente divenuta urgente e improrogabile alla luce della crisi pandemica che stavamo vivendo, poteva promuovere
un cambiamento forte negli stili di vita e nei modelli di consumo, verso una predilezione della qualità piuttosto che della quantità. Ci siamo fatte paladine di un turismo che fosse una scelta di esperienza, di viaggio e di conoscenza e che si nutrisse del nostro patrimonio artistico, paesaggistico, artigianale ed enogastronomico. Un Italian lifestyle che oggi più che mai è attuale ed è una delle poche formule che ci può far uscire da un sistema di vita che era profondamente malato. Su questo patrimonio però riteniamo che sia molto importante investire. Investire sia preservandolo dal rischio di un altissimo tasso di mortalità post-pandemico. E qui la nostra preoccupazione è grande, perché noi vediamo la sofferenza delle piccole e medie imprese del turismo, ma di tutto ciò che ci sta intorno, di tutto un mondo di precarietà che viveva però intorno al turismo e da quello traeva la sua sussistenza. Ecco che abbiamo richiesto e abbiamo formulato proposte sul sostegno economico, soprattutto finanziario, anche in modalità finanziaria equity, per far uscire queste aziende da questo periodo che può portarle alla morte. Ma c'è bisogno di investire anche per innovare questo settore, tutelando la sua tradizione, ma rendendolo fruibile nella contemporaneità, per garantire la prosperità dei propri territori dove nasce e contemporaneamente anche la sfida della sostenibilità che è chiamato ad avere. Ora io non prendo più tempo, è solo un saluto il mio e lascio invece agli interventi successivi interessanti alle relazioni di base. Aida è contenta di essere qui, continuerà con grande gratitudine questo rapporto con la vostra università e con questo corso. La ringrazio, professore, dello spazio e della opportunità. Siamo noi che la ringraziamo. Ringraziamo veramente il presidente nazionale di Aida, Antonella Giachetti, per questo saluto, ma anche per già gli spunti che nel saluto ha inserito, le informazioni, gli aggiornamenti che ci ha dato. E entriamo appunto nel vivo di questo primo appuntamento di In Italy 2021, intitolato questo appuntamento Il turismo in Italia e nel mondo, la situazione attuale e le nuove sfide. È con grande piacere che presento la dottoressa Ornella Laneri. La dottoressa Ornella Laneri è catanese. Ha una lunga e importante esperienza di imprenditrice nel settore dell'ospitalità. È stata guidata negli anni da un tema che è importantissimo oggi, ma qualche anno fa è stato anche molto trascurato, che è il tema della sostenibilità. Ricordo, perché credo sia un'esperienza importante da ricordare anche per i nostri studenti, che nel 2017 ha inaugurato il primo orto urbano, biologico e sinergico all'interno di un grande complesso e contesto alberghiero, ottenendo tra l'altro il premio SMAU per l'innovazione nel settore del commercio e del turismo. La dottoressa Laneri ha anche fondato e presiede la Fondazione OL Mediterraneo Antico, che ha contribuito e contribuisce ad aprire nuovi spazi d'arte, organizza mostre, cura nuove opportunità per giovani artisti. Vi consiglio ai nostri studenti di visitare il sito web della Fondazione, e sono stato colpito in particolare, appunto guardando questo sito web, dall'immagine di un'opera di Michelangelo Pistoletto che grazie alla Fondazione OL è stata esposta nel lungomare di Catania, ecco, intitolata Terzo Paradiso, un'opera realizzata interamente con la plastica prelevata dal mare. La dottoressa Laneri, presidente di Aida Sicilia, e anche coordinatrice di Aida per il turismo,
un gruppo nato durante la prima chiusura pandemica e che oggi comprende 80 donne imprenditrici. È a lei che do la parola in attesa che si colleghi con noi la dottoressa Alessandra Priante, con la quale poi successivamente, ecco, la dottoressa Laneri insieme a noi anche intratterrà un dialogo, ma la parola a lei per il suo intervento. Ringraziandola per essere qui, abbiamo cercato anche lo scorso anno di organizzare un incontro con lei, abbiamo avuto qualche difficoltà nel collegarsi, oggi finalmente ci siamo e siamo molto contenti di poterla ascoltare. Prego. Grazie a lei, grazie per la bellissima presentazione. Mi sono piaciuta persino io per come l'ha presentato, grazie davvero. E concludo dicendo al piacere che questa è una novità, che dopo l'opera di Michelangelo Pistoletto abbiamo avuto un altro premio SMAU, perché Michelangelo, grandissimo artista, mi ha spinto a eliminare la plastica dalla mia struttura alberghiera. Quindi io vivo, i ragazzi sanno cosa si intende, vivo in crossover, come le serie di telefilm, incrocio un pochino il lavoro dell'albergo col lavoro della fondazione, con, devo dire, dei risultati difficili in questo momento, ma soddisfacenti. Io sono molto felice perché non vedo l'ora di poter dialogare con la dottoressa Priante, che, come ha detto lei, io ho seguito un po' tutte le sue interviste, nel 2020 si è trovata al posto giusto, al momento giusto. Quindi forse anche io, quando ad aprile ho iniziato a dialogare, a conoscere tutte queste donne del turismo e spaventate come me, spaventate che cosa sta succedendo da questo tsunami che ha sconvolto noi, che ha sconvolto i giovani. Ecco la dottoressa Priante. Io, se volete, passo la parola a lei, e come volete voi. Professore, non ho problemi, come le ho detto, sono per tutte le stagioni. Dico buongiorno. Buongiorno, no, ma io ero connessa, per rispetto non avevo messo la videocamera. Buongiorno a tutti. Cosa, tanto io mi ricollego, cioè tanto sono qua, per cui farei parlare la dottoressa Priante e poi arrivo. Allora, abbiamo dato pillole di Laneri, mi ritiro. No, non si ritira. No, ma io credo, se posso permettermi, Giovanni, io sono felice di parlare dopo questo intervento, non c'è assolutamente problema, anzi probabilmente... Però forse, se posso, vista anche la disponibilità della dottoressa Laneri, scusandomi con Alessandra Priante per non aver visto che si era già collegata, e io credo che l'intervento della dottoressa Priante, diciamo, possa farci un quadro della situazione internazionale del turismo, e quindi siccome il bello della diretta è anche questo, ecco, i collegamenti talvolta non immediati, con qualche difficoltà, io partirei dall'intervento, come avevamo previsto in scaletta, della dottoressa Priante, che presento brevemente, anche perché, come per la dottoressa Laneri, ci sarebbe bisogno di una presentazione più ampia anche di quello che ho fatto, ma la dottoressa Priante è professore alla Lewis Business School, ha una grande esperienza internazionale, con particolare riferimento ai paesi del Golfo, dagli Emirati al Kuwait, è stata fino al 2019 il capo ufficio relazioni internazionali e del cerimoniale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, e ha appunto in quella fase anche seguito il trasferimento delle competenze sul turismo dal Ministero delle Politiche Agricole appunto al Ministero per i Beni Culturali, MIBAC, poi MIBAC. È il direttore Europa dello United Nations World Tourism Organization, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa del turismo a livello globale. Esperta di politica del turismo, segue in particolare gli ambiti dei dati e delle rilevazioni statistiche, del turismo enogastronomico e l'analisi della domanda lungo le direttive della trasformazione digitale. Perché abbiamo immaginato di aprire questa manifestazione, questa riflessione sul turismo con lei, credo che sia abbastanza chiaro dopo la presentazione, ecco, perché le sue competenze sul turismo in generale, internazionale, ecco, ci possono aiutare a capire che cosa sta succedendo oggi al turismo e quali sono le prospettive appunto per il turismo italiano e non solo italiano. Ecco, sperando che il collegamento con lei funzioni, darei la parola
alla dottoressa Priante, ringraziandola per essere presente. Grazie mille a voi, buongiorno di nuovo. Grazie, non dovevate. Mi piaceva l'idea che si era improvvisata questo piccolo cambio, non vi preoccupate. Comunque, grazie molto Giovanni, grazie molte a tutti gli ascoltatori. È un grande piacere essere con voi oggi. Un invito che ho accettato volentieri, non ne accetto di così tanti, diciamo, provenienti dall'Italia, anche perché da quando sono nelle Nazioni Unite ho dovuto fare voto ufficiale di non dare preferenza al mio paese, perché altrimenti, diciamo, con i miei, io ho 42 paesi da monitorare nella mia regione, che è più che altro una regione che va molto oltre quella che noi normalmente pensiamo sia Europa, cioè è una sorta di Eurasia, noi ci estendiamo fino a tutta la parte dell'Asia centrale e la Russia. È importante quello che noi stiamo facendo all'inizio di questa pandemia, è sostanzialmente dare costantemente un quadro aggiornato della situazione, un po' come se noi fossimo un bollettino della situazione Covid, noi in realtà siamo un bollettino della situazione turismo a livello mondiale. Certo è che in una in una situazione in cui c'è stata, in particolare nel 2020, una chiusura totale dei confini dei paesi, quindi sostanzialmente era vietato andare verso da un paese all'altro, si è raggiunto quello che noi qui abbiamo detto essere un anno che è stato segnato dalle chiusure. Abbiamo sostanzialmente raggiunto una diminuzione totale nel mondo alla fine del 2020 del 74%. Alla fine, diciamo, paragonando gennaio e gennaio, siamo addirittura al meno 87%, il che vuol dire, tanto per essere, sono dati ovviamente incredibilmente drammatici, però è chiaro che con una restrizione al movimento praticamente totale, o comunque aperta e chiusa, che probabilmente è stata la cosa che ha danneggiato di più, è chiaro che tutto il movimento intercontinentale, internazionale è assolutamente venuto a mancare. Il che vuol dire che sostanzialmente abbiamo perso più o meno 1 miliardo o 1 miliardo e qualcosa di più di arrivi internazionali che avevamo contato alla fine del 2019 raggiungere 1,5 miliardi. Cioè noi alla fine del 2019 abbiamo detto c'è più o meno il 20% della popolazione mondiale che viaggia, quindi che genera revenues da turismo. L'impatto ovviamente è un impatto di tipo macroeconomico, oltre che diciamo a livello di settore, un impatto anche riguardo alla percentuale di PIL che viene generata dal turismo, che in alcune destinazioni è ovviamente molto alta, e quindi anche, diciamo, la possibilità di intervenire nella cosiddetta protezione o conservazione di quelle che sono i paesi più svantaggiati, dalle piccole isole ai paesi in via di sviluppo, anche alla tutta una serie di politiche ambientali che ovviamente vengono messe in discussione. È chiaro che noi, come tra le varie cose che facciamo, ovviamente quella di sostenere i nostri 160 paesi membri, ma non solo, quindi sostenere tutta l'industria del turismo globale, quello che abbiamo elaborato sono delle previsioni che noi abbiamo elaborato dal giorno 1, cioè noi da quando si è arrivata alla chiusura abbiamo detto ok, questa è la chiusura totale, quando è che potremo riaprire, come sarà la situazione quando riapriremo. Quello che noi abbiamo detto è sostanzialmente, ovviamente dipende tutto dal modo in cui vengono fatte le riaperture, cioè se ci sono situazioni coordinate, condivise, di collaborazione. Siamo molto felici dello EU Digital Green Pass come iniziativa, speriamo che venga messa in opera quanto prima, perché se non altro dimostra di aver capito che il nocciolo del problema è trovare degli strumenti di comunicazione integrata, per cui quello che io faccio nel paese dove sono è riconosciuto anche nel paese dove arrivo, ad esempio, a fare un'esperienza turistica, perché altrimenti, in mancanza di questo tipo di facilitazioni, le persone banalmente non viaggiano. Quello che si è perso la cosiddetta confidence, la fiducia nel turismo come un'esperienza che possa anche dare una connotazione positiva, perché è chiaro che quando io devo, ad esempio, i famosi fine settimana nelle capitali europee, difficili, perché non solo perché le capitali europee in questo momento sono tutte chiuse per questi nuovi lockdown, ma anche perché fondamentalmente ci sono come minimo i requisiti del tampone in entrata e in uscita, che ovviamente sono a carico
del turista, poi c'è tutta una serie di limitazioni quando si va dalla destinazione. In sostanza la gente dice: vabbè, sto a casa, tanto è più di un anno che sto a casa, se ci sto un altro mese più non cambia. È chiaro che quindi noi quello che ci ritroveremo ad affrontare è più che altro una barriera anche di tipo psicologico rispetto al fatto che le persone non si sentiranno immediatamente a proprio agio nel ricominciare a viaggiare. Quindi noi non crediamo che nel momento in cui vengono diciamo riaperti i confini la gente si butterà negli aerei. Diciamo che ci vorranno tutta una serie di rassicurazioni, anche e soprattutto come protezione nel caso in cui ci siano cancellazioni di voli o altro. Ora, qui vi abbiamo voluto fornire una prospettiva italiana in cui sostanzialmente diciamo il fatto che non sia stato così pesante come nel resto del mondo deriva dal fatto che l'estate scorsa un pochino di sopravvivenza c'è stata. Però è anche vero che, come dicevo prima, l'esperienza deve essere un'esperienza condivisa a livello internazionale, a livello coordinato, non può essere un'esperienza solamente di episodio, no? E quindi noi ci siamo concentrati sin da subito al definire una serie di strumenti e soprattutto di quadri di azione condivisi a livello mondiale. La prima cosa che abbiamo creato è la Global Tourism Crisis Committee, che con tutte le nostre agenzie sorelle, a partire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutta la parte dell'aviazione, del settore privato, del settore delle crociere e i nostri paesi membri rappresentati a più alti livelli. Abbiamo continuato nel corso delle riunioni a elaborare una serie di raccomandazioni e una serie di studi che sono ovviamente tutti disponibili gratuitamente sul nostro sito unwto.org e abbiamo dei rapporti che vengono aggiornati continuamente. Il barometro, che è il nostro strumento principale di market intelligence, viene oramai aggiornato praticamente ogni due mesi. Il rapporto sulle restrizioni ai viaggi viene lo stesso aggiornato praticamente ogni due o tre mesi e le nostre linee guida, le nostre priorità di raccomandazione vengono anch'esse aggiornate sulla base di quello che viene elaborato. Abbiamo anche fornito degli strumenti, delle cosiddette dashboard, quelli che in italiano vengono chiamati cruscotti, dei dashboard che sono sono ovviamente organizzati per paese e per regione, e sono sia relativamente al rapporto, ad esempio, tra i casi Covid e tutto quello che succede, sia un pochino più elaborati con degli approfondimenti, con altre fonti come TCI, come Astier, come Sojourn, che ci consentono di coprire l'esperienza turistica un pochino più a 360 gradi. La cosa fondamentale che noi abbiamo continuato a dire, sono contenta di dirlo all'Università degli Studi di Perugia, che formalmente invito a considerare, se non l'avesse già fatta, un'affiliazione al nostro, diciamo, gruppo di università mondiali che fanno parte della parte dei membri affiliati allo UNWTO. Ci siamo focalizzati nel costruire i pilastri della ripartenza, che per noi sono innovazione, istruzione, investimenti, con particolare attenzione alla sostenibilità, che è il nostro valore guida. La sostenibilità che per noi rappresenta moltissime cose, ma che in questo momento si è particolarmente concentrata in due grandi iniziative. Una è la Global Tourism Plastics Initiative e un'altra è la One Planet Vision per la ripartenza, il recovery cosiddetto del settore del turismo. La sostenibilità per noi è anche la parte statistica, perché noi abbiamo costruito un quadro che si chiama Measuring Sustainable Tourism Standards, un quadro di standard per la misurazione del turismo sostenibile. E speriamo, che abbiamo oramai 5 casi in Europa che sono dei progetti pilota. Uno di questi in particolare è l'Italia, lo stiamo seguendo con l'Università del Nord Italia del Trentino, che è già affiliata, però la nostra idea è quella di, diciamo, veramente costruire una serie di poli di osservazione e di misurazione che valutano il vero impegno del paese per riuscire a far sì che la sostenibilità diventi molto più che una parola buona o carina che si mette o si cita quando si fanno delle presentazioni o si fanno delle nuove politiche del turismo. E quindi quello che noi in qualche modo proponiamo in questo momento è quello di essere molto molto con i piedi per terra e guardare alla prima cosa, cioè l'eliminazione delle restrizioni al viaggio.
le stiamo osservando con i nostri partner mondiali, siamo anche in contatto con la parte della Commissione Europea che si dedica specificamente a questo, in particolare al cosiddetto traffic light system e alle misure sanitarie, e quello che noi stiamo raccomandando è le quattro aree dove dobbiamo agire tutti insieme. Sono non solo la riapertura dei confini in maniera assolutamente sicura, ma anche la promozione di un approccio alla sicurezza un pochino più inclusivo e un pochino più olistico, e senza dimenticare che bisogna continuamente sostenere il settore, che in particolare in Europa è costituito per l'80% da micro, small and medium enterprises, quindi da piccolissime e piccole medie imprese, che se non le sosteniamo rischiano di morire in brevissimo tempo. Ma come dicevo prima, un'altra grande area è proprio questa della ripristinare la fiducia del turista e del potenziale turista anche nella elaborazione di quello che secondo noi è la più grande in assoluto industria della creazione delle memorie positive. Noi crediamo che il turismo sia una grandissima forza positiva a livello economico, a livello sociale, a livello culturale. È lo strumento che ci consente di portare avanti dei dialoghi estensivi e soprattutto approfonditi assolutamente verso il resto del mondo. Quindi noi, in una situazione in cui ci si chiede di distanziarci, di non fidarci di nessuno che non sia la nostra famiglia, di portare una mascherina, noi crediamo nel potere del turismo come possibilità di porre rimedio a tutto questo e tornare ad essere gli umani che siamo sempre stati sino ad ora. Io ho terminato qui e a questo punto, in qualche modo, mi auguro che di essere visibile in videocamera. Se non sono visibile in videocamera va benissimo, e vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. La presentazione la renderò disponibile alla fine di questa giornata, per cui Giovanni potrai condividerla anche con gli studenti, e rimango a disposizione se ci fossero altre domande magari o altre cose su cui volete sollecitarmi, ma mi scuso in anticipo perché potrò rimanere collegata solamente a un altro quarto d'ora, perché poi il dovere mi chiama su un altro intervento. Grazie mille. Grazie ad Alessandra Priante per questo intervento, e visti anche quelli che sono i suoi tempi a disposizione e vista la disponibilità di Ornella Laneri, che ha detto appunto gestitemi come vi torna più comodo, forse si potrebbe, se è d'accordo la dottoressa Laneri, utilizzare questo quarto d'ora per una sua considerazione, una sua interlocuzione con la dottoressa Priante, e io da questa aula di Palazzo Gallenga anche per raccogliere se c'è una domanda da parte dei nostri studenti, e poi subito dopo dare più spazio alla dottoressa Laneri per un suo intervento. Prego, dottoressa Laneri. Grazie, avevo tre pagine di domande, perché veramente la professoressa Priante dà ampio spazio al dialogo e apre veramente un mondo. Io partirei dal brand Italia, professoressa Priante. La domanda che le faccio, da imprenditrice del mondo del turismo, che ha proprio il polso di quelle che sono le paure, le preoccupazioni e le difficoltà, perché come diciamo noi, riaprire per chi ha un albergo non vuol dire riempire. Quando si dà l'ok alla riapertura, noi dobbiamo fare programmazione, progettazione e anche un riposizionamento importante sul territorio. Per lei il brand Italia è ancora oggi e rimarrà, almeno per il primo anno, un unique selling point? Allora, questa cosa mi consente di intervenire. Io sono nota nel settore, ma nella vita in genere, per essere una persona particolarmente schietta, anche perché io ritengo che ogni volta che noi ci avviluppiamo su concetti o su cose poco basate sulla pragmaticità e soprattutto sulla in qualche modo corrispondenza ai tempi, facciamo un danno a tutti, in particolare alle imprese. Io ritengo che in questo momento le imprese, l'imprenditore come lei, devono essere tutelati in primo grado, nel senso che il turismo è imprenditoria
L'intervento di governance o di policy che può fare il turismo è ovviamente un intervento importante perché deve servire a fare un quadro strategico più ampio, ma la realtà vera è che sono i territori, gli imprenditori e diciamo la parte più legata a quello che è l'offerta che necessitano di grande attenzione, esattamente come attenzione deve essere data alla cosiddetta domanda. Allora, rispondo su una cosa fondamentale. Allora, il Brand Italia come tale non verrà mai meno. Il punto è assolutamente un altro. Il punto è il Brand Italia che vogliamo vendere, perché la diversità del nostro territorio è sempre stata la nostra forza. Il Brand Italia è importante, ma non credo che riusciremo a cambiare la prospettiva ed avere un unico selling point all'interno del quale ci sono 20 realtà differenti, perché noi sappiamo molto bene che nessuna delle 20 realtà ha voglia di essere confusa con l'altra, che una diciamo sana differenziazione verrà comunque mantenuta, e dall'altra parte io ho sentito dire molto spesso che ed è molto spesso così che il singolo villaggio, il singolo borgo, la singola diciamo piccola comunità vuole la sua visibilità e la sua differenziazione rispetto addirittura al, che ne so, al capoluogo di provincia della provincia a cui appartiene. Per cui, secondo me, è la prospettiva che deve cambiare. Allora, che il turismo sia programmazione è un'ovvietà, e questa è una cosa che in qualche modo deve però, e questo è il grande passo in avanti di ora, deve entrare seriamente nella testa dei policy makers, perché quando si parla di programmazione turistica non si parla di 2021. Turisticamente il 2021 è di nuovo finito e probabilmente quasi il 2022. Cioè turisticamente lei come imprenditore, i suoi colleghi imprenditori devono avere una visibilità di almeno 5 anni, perché quando uno vuole fare anche degli investimenti che sono possono essere degli investimenti orientati ad esempio all'implementazione di pratiche sostenibili, non so, investimenti energetici, qualsiasi cosa essa sia, bisogna avere come minimo un piano di 5 anni. Se lei vuole raggiungere il break even dopo aver perso circa l'80% del suo fatturato, in alcuni casi il 120% del fatturato, nel senso che ci sono destinazioni che dipendono interamente dal turismo estero, è chiaro che lei ha bisogno di visibilità. Io l'unico elemento critico che vorrei portare come riflessione, i paesi che si sono preparati meglio durante questo anno di pandemia sono i paesi che saranno nelle condizioni di ripartire subito e bene, e in una situazione in cui il turista dovrà scegliere tra destinazioni anche che hanno degli elementi di sicurezza, no? Cioè non è più solo io vado in un posto perché è bello, vado in un posto anche perché è sicuro, perché c'è un buon ospedale, perché mi fanno facilmente il PCR, che sarebbe il tampone, e costa poco. Cioè questo oramai farà parte dell'offerta, almeno per i prossimi 2 anni. In una situazione di questo genere è chiaro che la destinazione che è più pronta, più scaltra, più brava e in qualche modo più preparata, la farà da padrone, per cui le persone diranno che bello, sarei voluta venire in Italia, però sai cosa, cioè il Portogallo ora mi sta dando delle sicurezze maggiori, quasi quasi vado in Portogallo, anche se mi piacerebbe comunque andare in Italia. Cioè non possiamo pensare che essere la meta più desiderata al mondo, e lo siamo, e io non metto in dubbio che lo siamo, lo saremo, e niente scalfirà questa cosa qua, perché sono anni e anni di buona reputazione, ma soprattutto anni e anni di matching expectations, no? E sometimes overseeding expectations, cioè noi abbiamo superato molto spesso le aspettative. Non possiamo pensare che questo potrà essere sufficiente, perché e dobbiamo mettere in qualche modo il sistema nelle condizioni di operare in maniera un pochino più preparata. Per cui il grande credo che voi imprenditori, questa è una cosa che dico spesso, no? È uno dei nostri SDGs, è l'SDG 17, che noi dobbiamo pensare a un rapporto sano tra pubblico e privato, e la sanità del rapporto si basa sul fatto che non è solo un do ut des,
non è solo un ho perso del fatturato, dammi dei soldi, ovviamente è fondamentale, attenzione, ma è anche dammi una prospettiva. E io, settore privato, ho il dovere di spiegarti a te che magari non hai una grande conoscenza del settore o del singolo territorio, quello che bisogna fare a livello di politica. E io non parlo solo di politica nazionale, io parlo anche di politica regionale, di politica municipale, ci sono gli assessori al turismo, ci sono diciamo i governi delle regioni che hanno comunque un grande potere. Quindi questo rapporto sano probabilmente in un paese come l'Italia, dove non c'è mai stata questa grande sanità o perlomeno c'è stata sempre un pochino di sfiducia l'uno nell'altro, è dal mio diciamo umile punto di vista uno dei fattori chiave per riuscire a garantire che l'Italia non venga mai meno a quello che dicevo prima, cioè al superare le aspettative di quelli che ci desiderano. Ringrazio, non è un umile punto di vista, che secondo me lei lo sa meglio di noi, ha una posizione estremamente privilegiata, ha una visione globale, come ha detto, parlava di 42 paesi, per cui per noi è molto importante che lei ci faccia capire anche alle volte dove sbagliamo anche noi imprenditori. Io le dico una cosa nella quale credo assolutamente: noi imprese del turismo dobbiamo immaginare un riposizionamento e una rimodulazione dell'offerta, sicuramente partendo dalla sostenibilità, ma non fermandoci a quella. Poi io l'affronterò magari con i ragazzi più avanti. E in realtà ha risposto, perché la mia preoccupazione qual è? Le dico sinceramente, io rappresento la Sicilia, vivo in Sicilia. Prima, una volta, le regioni, diceva il brand Italy è comunque un unique selling point, perché I wanna go to Italy, no? A un cinese non dice voglio andare a Catania, dice voglio andare in Italia. Poi c'è la declinazione regionale e la Sicilia era la regione più forte, è arrivata la Puglia con un lavoro incredibile e ci ha fregato, la butto là. Allora la mia paura qual è? Quello che lei ha detto alla fine, no? Nell'ultima parte, sì ok andrò in Portogallo, ma il Portogallo poi è anche bello, nel senso l'Italia è il paese del desiderio di tutti, ma non è l'unico paese nel mondo. Ecco, e allora noi, lo dico a lei perché appunto ha una posizione privilegiata ed è al posto giusto al momento giusto, sono assolutamente convinta, e cerchiamo un attimo forse di farlo capire. Io racchiudo in un esempio la mia preoccupazione. Quando io ero bambina, perché ho un'età tale in cui c'erano le famiglie di alta borghesia, di media borghesia, si facevano le cene tra adulti, i bambini in pigiama scendevano, salutavano, se erano divertenti raccontavano una barzelletta agli adulti oppure suonavano il violino e poi dicevano adesso vai a letto, i grandi devono parlare. Ho paura che questo sia il turismo. Cioè che l'industria del turismo sia il bambino che suona il violino, come immagine, visione per il nostro governo, parlo dell'Italia in questo momento, l'abbiamo gridata in tutti i modi, l'abbiamo detta in tutti i modi, l'industria del turismo tra l'altro, e lei me lo può confermare, vive attorno alle risorse umane, quindi da lavoro. Oggi stiamo parlando con degli studenti, stiamo parlando non con dei giovani imprenditori, futuri, probabilmente qualcuno sì, ma giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Quale lavoro daremo? Se non avremo più quelle microimprese di cui lei parlava, che ancor di più in Italia sono presenti, ancor di più nelle regioni, ancor di più nei borghi, se parliamo di turismo diffuso, parliamo di un'ampissima scelta che abbiamo e che dobbiamo assolutamente mantenere, perché la nostra unicità in queste università si insegna l'unicità dell'Italia, si insegna l'unicità dei territori. Quindi la mia paura, e le chiedo, che cosa possiamo fare noi imprenditori di più? Io domani avrò l'onore e il privilegio, come oggi, di chiacchierare con lei, di parlare con Bernabò Bocca, con Marina Lalli, che so che incontrerà anche lei, con Alessandra Albarelli, nell'ordine Federalberghi, Federturismo e Federcongressi. Ci faremo queste domande, ma temo che usciremo sempre più con domande che con risposte. Ma passo a lei la parola. Io la ascolto con gioia, perché poi la rassicurazione che io ogni volta che parlo con l'Italia e insomma quella che poi ci sono persone di grande spessore, intelligenza e profondità, aggiungo anche, non me ne vorranno i signori, prevalentemente donne, che hanno un ruolo, diciamo, hanno questo ruolo di in qualche modo di puntare il dito e dire che il re è nudo. Io credo che però consentitemi, ed è quello che dicevo all'inizio, il fattore tempo non sembra essere qualcosa che ha mai preoccupato gli italiani, ok?
E questa è una cosa su cui vorrei lanciare un grido d'allarme. Per voi, lo faccio per voi, nel senso che fino a quando non inizierete a chiedere veramente a mettere fretta alla programmazione, alle linee strategiche, a quello che deve essere un quadro generale, non verrete mai presi sul serio. Perché quando il Presidente del Consiglio dice vabbè, ma tanto appena apriamo i confini la gente tornerà in Italia, sicuramente fa un grande atto di fiducia ed è giusto che sia così, ma commette una leggerezza, perché sottostima, come lei citava giustamente l'esempio della Puglia, il fatto che gli altri paesi si sono mossi con una visione un pochino più anche internazionale, cosa che l'Italia si ostina a non volere, e si sono messi d'accordo tra di loro e hanno realizzato già delle soluzioni. Allora, con questo non voglio dire che l'Italia non sia brava o che l'Italia non sia preparata, o che io credo profondamente che l'imprenditoria italiana sia la migliore del mondo. Quindi voglio dire, io sono una nazionalista convinta e una italiana orgogliosissima, ok? Quindi le cose che dico le dico anche e soprattutto con spirito costruttivo. Però, per esempio, faccio un esempio molto, molto semplice e voglio anche rispondere alla prima sollecitazione. La preoccupazione del fornire ai ragazzi la fiducia sufficiente per continuare a studiare, lei giustamente diceva, è una cosa verissima, la differenza la faranno sempre le risorse umane. La passione dei ragazzi rispetto al proprio territorio è la mia, è la sua, è di più, con in più la freschezza e se vuole anche l'ingenuità di quella che può essere un ragazzo o una ragazza che non hanno, diciamo, alle spalle tutte le disillusioni che abbiamo noi. È fondamentale tenere la loro attenzione accesa, ma è altrettanto fondamentale continuare a dargli delle certezze che il lavoro ci sarà, perché non può essere che il lavoro nel turismo sarà solamente il programmatore di un sito web oppure un gestore dati di un portale online, perché questo non è il turismo. Il turismo è rapporti umani, lo dicevo io alla fine della mia presentazione. Io anche a livello un po', diciamo, filosofico, ho sempre continuato a dire che la parte umana del turismo è veramente il fattore che fa la differenza, il drive principale, no? Allora è importante che si dia ai giovani la sensazione che il turismo può essere un'alternativa professionale e che non bisogna andare tutti a fare medicina o farmacia, perché è l'unica cosa possibile e immaginabile in questo momento. Per farlo però, insisto, deve essere questa cosa, la job creation, deve essere parte di un quadro. Io però vorrei sottolineare una cosa. Noi ad esempio, non so se avete visto nella mia presentazione, abbiamo una parte, abbiamo fatto un grande investimento strategico nell'innovazione, e quello che noi stimoliamo ad esempio è la creazione di un ecosistema per le startup a livello globale. Quindi noi facciamo delle competition cosiddette, continue, su vari temi, su varie cose, a livello globale, sugli SDG, sul turismo per lo sviluppo rurale, cosa che secondo me è una cosa che deve interessare l'Italia, perché la nostra strategia chiave in questo momento è il turismo per lo sviluppo rurale. Borghi, suona familiare? Cioè agganciamoci, creiamo utilizziamo la piattaforma multilaterale. Allora, quello che volevo dire, noi abbiamo investito molto, però in Italia io ho saputo che è stata introdotta una norma per cui per creare una startup bisogna pagare tantissimi soldi a un notaio ora, mentre prima era una procedura molto semplice. Ora, una cosa di questo genere, in una situazione come quella che abbiamo, già voglio dire, mettere in atto una startup sul turismo è sicuramente una scelta coraggiosa. Se in più carichiamo i giovani o meno giovani che vogliono intraprendere un'azione innovativa di costi amministrativi, noi stiamo creando un disincentivo. Allora, bisogna deciderci: o vogliamo guardare al futuro e quindi realizzare una serie di azioni che corroborino le parole con dei fatti seri, quindi vogliamo sostenere questa nuova generazione o non la vogliamo sostenere, perché se non la vogliamo sostenere chiudiamo i corsi sul turismo, dedichiamoli solamente alle guide turistiche o creiamo dei corsi per programmatori e non parliamo di economia del turismo, non parliamo di aspetto sociale o culturale del turismo, perché sennò di nuovo stiamo creando delle false illusioni. E come dicevo prima, fondamentalmente stiamo perdendo di vista il fattore fondamentale, cioè il fattore tempo.
Allora, la Sicilia in questo momento è, grazie a Mick Jagger, sulla bocca di tutti, perché la gente inizia a chiedersi: ah, wow, la Sicilia, ah, wow, aspetta, è un'isola, è collegata all'Italia, ah, fantastico, cioè, c'è Mick Jagger, quindi sicuramente qualcosa di bello ci sarà. Ma questa cosa la Puglia l'ha fatta 10 anni fa, quando abbiamo iniziato ad avere i primi grandi matrimoni delle superstar, eccetera. La Puglia, che è una regione assolutamente difficile da un punto di vista agricolo, da un punto di vista, diciamo, è meravigliosa, bellissima, io amo la Puglia, ma veramente alla follia, però voglio dire, è sicuramente una regione difficile. È stato fatto un investimento consapevole e si è deciso, guarda, secondo me, se noi la narrazione, la creazione di prodotto, l'attrazione della domanda, la facciamo in maniera totalmente coordinata, creiamo quella che si chiama in gergo awareness, consapevolezza. Allora, secondo me l'Italia in questo momento non deve aver paura di reinventarsi. Quando il ministro dice il portale, perfetto, però deve essere un portale, o comunque deve essere una, più che un portale, non è lo strumento, è il contenuto. La narrazione deve essere una narrazione di mi reinvento, una narrazione che non ha paura di dire che Milano, ad esempio, che è stata una città che è stata narrata malissimo all'estero, perché c'è la percezione che sia il posto più insicuro del mondo, addirittura più insicuro di Wuhan, Milano deve continuare a tornare a essere visto un grande polo di attrazione di giovani, di appunto di innovazione, di fashion, di elaborazione, un centro, no, fondamentale. Altra cosa, i borghi, vogliamo promuoverli? Bene, facciamolo con criterio, non inventiamoci i borghi, creiamo una visione unitaria della destinazione rurale, che poi è il modo per, no, creare differenziazione, diversificazione. Per cui l'Italia deve rappresentare qualcosa di nuovo, ma senza diciamo agire su chissà quali novità, semplicemente guardando all'offerta e trovando un sistema di narrazione che sia assolutamente unico. Una Puglia che mi diventa Italia, no? Una Sicilia che mi diventa Italia, di cosa abbiamo bisogno? Quindi, secondo me, tornando a quello che dicevo prima, potrebbe essere una buonissima scusa per cui il settore privato esiga che il governo si sieda, non solamente con delle piccole conversazioni, ma si sieda senza paura e ascolti quello che chiede, e sia anche nelle condizioni di dire: ragazzi, questo lo possiamo fare, questo no. Perché un'altra delle cose che non funzionano nel rapporto tra pubblico e privato è quando si disillude un'aspettativa da parte del settore privato. Lei domani incontrerà 3 persone che io conosco molto bene e che mi conoscono molto bene, in particolare c'è grande stima. Io però vorrei sollecitare, ad esempio, un altro tipo di riflessione. Parliamo dell'offerta alberghiera, no? Ad esempio, Bernabò Bocca è stato molto spesso, è un grande comunicatore, l'ho visto, è stato molto, giustamente anche molto polemico, per farsi sentire, purtroppo a volte bisogna usare dei toni forti. Quello che è diventato, diciamo, un documento, direi un monumento al danno nei confronti dell'Italia, veramente è la mancanza di una narrazione in Italia e soprattutto la mancanza di una strategia, cioè la percezione che l'Italia va un po' a caso, che nel momento in cui qualcuno dice la gente sta prenotando alle Canarie, alle Baleari, perché qui la strategia paese prevede che queste destinazioni siano già aperte e già tutti hanno parlato con i tour operator stranieri per garantirsi le prenotazioni, infatti i tedeschi hanno invaso le Canarie, ma in maniera coordinata, ordinata e programmata, quindi non casualmente. Una situazione del genere, qualcuno si lamenta dicendo: ma come, giustamente, tieni le regioni chiuse, non mi fai andare in Puglia, in Sicilia, e poi mi fai prendere un aereo per andare alle Canarie. Qual è il risultato di questo? È che si sono messi 5 giorni di quarantena perché rientrava dai paesi europei. Io stessa, questo ho già detto in altri miei interventi, ho dovuto rinunciare al mio viaggio per andare a trovare la mia anziana madre, che tra parentesi vive in Umbria, proprio perché non potevo farmi 5 giorni di quarantena a Roma prima di raggiungerla, visto che non mi posso spostare da una regione all'altra, quindi ho deciso di non vederla. Quindi immaginate in che stato d'animo sto io nei confronti di questa cosa. Quindi posso solo pensare lontanamente a quello che pensano gli albergatori italiani. Allora, queste azioni non possono essere azioni in cui uno le fa e qualcun altro si lamenta.
queste azioni devono essere o il frutto di un dialogo concertato, per cui c'è almeno un giro di telefonate che io voglio pensare che in qualche modo sia nella loro testa, o non può continuare a essere così, perché la narrazione esterna, la percezione esterna è che l'Italia è un gigantesco, diciamo, è in una totale confusione ed è sì bella, però sai che c'è, forse quasi quasi non mi fido. La narrazione che le prenotazioni dagli Stati Uniti stanno invadendo la costiera amalfitana non è vera. Quindi rendiamoci conto che questo modo di comunicare, se è differente da come si comunica dalle altre parti, è scorretto. Quindi se avere un portale vuol dire avere una narrazione unitaria e quindi capire che se si dice una cosa in una regione deve fare eco sull'altra, perché altrimenti non ci stiamo capendo, e quindi tutto perde di forza, allora sì, ben venga. Se è solo un modo per rimettere in auge un portale che magari è stato messo via anche per tantissimi abusi che sono successi negli anni passati, allora no, perché il turismo non si può più permettere niente, non si può più permettere niente. Il 70% delle piccole e micro imprese chiuderanno. Chiuderanno vuol dire che non solo non potranno essere una prospettiva di lavoro per i giovani studenti che ci stanno ascoltando, ma saranno una causa di grande, grande stress sociale ed economico per tantissime famiglie italiane. Allora, se vogliamo farci del male, possiamo tranquillamente continuare in questa direzione. Io continuo a pensare che il governo o comunque gli interlocutori istituzionali debbano stare a sentire, e se non stanno a sentire vuol dire che bisogna continuare a parlare. Quindi, più che solo parlare tra di voi, io quello che vi consiglio, proprio quando siete così bravi, forti e solidi, non smettete mai di cercare quel dialogo con l'istituzione, perché prima o poi l'istituzione deve capire che è al vostro servizio. Sì, sì, siamo il bambino col violino, me lo conferma purtroppo, siamo il bambino col violino che poi va a dormire. Io avrei tante cose, ma spero che questa apertura ci permetterà di incrociarci in altri modi. Oggi è una giornata degli studenti, tante sono le domande, lei è sicura che deve andare, professoressa? È così certa, abbiamo tante domande. Io le passerei un attimo, credo che ci sia una studentessa proprio al microfono, e mi taccio e interverrò immediatamente dopo. Buongiorno, sono Ilaria Guerriero e sono una studentessa del MICO. Volevo fare una domanda da parte di Veronica Rosignoli, che chiede, buongiorno, in un'intervista del giugno 2020 in riferimento alla ripresa turistica dell'estate fa riferimento alle due S per l'Italia, Sea Summer e al concerto del Back to Basic per la ripartenza del settore turistico italiano. Questo avveniva l'estate scorsa, a distanza di quasi un anno, a distanza di quasi un anno questo concetto può essere ancora considerato valido o è necessario fare di più? Quali obiettivi possiamo fissare per la stagione estiva del 2021 e su quali skills vincenti potrà muoversi l'Italia? Di che portata saranno i flussi turistici per questa stagione estiva? Allora, parto dalla seconda. Non è una risposta che posso dare io. È una risposta che dipende interamente dal modo in cui verranno riaperti i confini e da come la riapertura dei confini verrà gestita per targettizzare una domanda. Quindi dipende esclusivamente da quello. Io semplicemente ricordo che è il 14 aprile e se il 14 aprile non si sa quando si riapre è un problema. Quindi per me, ripeto, insisto, quello che ho detto, dicevo a giugno o a maggio del 2020, per me, io all'epoca dicevo il 2020 è finito, ora purtroppo dico è finito anche il 2021. E ci vogliono altri tipi di approcci. Allora, l'estate si salverà. Se non ci saranno restrizioni enormi, l'estate si salverà, perché io stessa verrò in vacanza in Italia, come tantissime altre persone, perché per l'Italia per molte persone è rinunciabile, innanzitutto per noi italiani. Quello che dico è, l'anno scorso dicevo il back to basics, perché ancora partecipavo a situazioni in cui si parlava di attrazioni dei cinesi, riapertura, il borgo, io la cosa che dicevo è, signori, l'anno scorso c'era una situazione di emergenza, perché così ce la siamo vissuta, quindi con qualcosa, tutti con la visione che sarebbe finito, e tra parentesi io continuo a pensare che questa cosa finirà, quindi non la considero mai una cosiddetta nuova normalità, perché questa non è una nuova normalità. In una situazione di questo genere, io quello che dicevo è, signori, quali sono i nostri punti forza?
Sì e san? Perfetto, allora sì e san, cioè non stiamo a abbiccarci il cervello con la differenziazione dell'offerta turistica, però quello che infatti il turista poi alla fine sceglie da solo, no? Cioè il turista si organizza, non posso andare in albergo perché non mi fido, non c'ho voglia di avere restrizioni, mi affitto una casa. Quindi ad esempio l'anno scorso in Italia, come in molte parti del mondo, la parte degli affitti delle case è particolarmente cresciuta, delle case vacanze, le famose prime case, seconde case e tutto il resto. Quindi quello che voglio dire, quest'anno no, quest'anno abbiamo il dovere di guardare anche a una differenziazione dell'offerta un pochino più approfondita, però questa cosa si fa con criterio solamente quando le destinazioni sono pronte. La cosa che non funzionerà è l'improvvisazione, perché il turista questa volta non perdonerà, perché già per viaggiare dovrà pagare molto di più, si metterà nelle condizioni e nella disponibilità pur di viaggiare. Se poi non gli dai manco un'esperienza soddisfacente, quindi le sue aspettative crescono, allora sarà il momento in cui si mette X sull'Italia, anche se è il paese più bello del mondo, dove si mangia meglio al mondo, dove ci sono i paesaggi più belli del mondo. Quindi, insisto, in questo momento la parte del turismo organizzato la deve fare da padrone, perché sono loro che garantiscono i flussi dei turisti stranieri. Non ci raccontiamo altre storie. La domanda singola, e poi scusate se ve lo dico, non vi ricominciate a parlare di cinesi nel 2021. I cinesi non viaggeranno quest'anno, e se viaggiano hanno già le loro destinazioni pronte, non viaggeranno. Quindi è inutile che quest'anno si parla di modalità di attrazione della Cina, e di nuovo, ma non perché i cinesi sono, non perché sia una, non mi fraintendete, non è che è una prospettiva un po' polemica rispetto al fatto che io tante volte, per tanti anni, ho sentito parlare, perché i turisti cinesi, i milioni di turisti cinesi, la Cina continua a rappresentare dall'1 al 3% del turismo internazionale. La nostra utenza principale non è necessariamente fatta per il turismo cinese, perché il turismo cinese è un turismo molto esigente e molto diverso. Quindi io continuavo a dire all'epoca: signori, fatevi la domanda, ma li voglio i cinesi? Sono nelle condizioni di attrarre i cinesi? Perché al cinese di farsi l'arrampicata per andarsi a mangiare il panino sopra la rocca probabilmente non interessa nulla, perché non è il loro modo di vivere il turismo. Quindi l'importante è mantenere i piedi per terra, pensare a un grado superiore del back to basics sicuramente, ma in questa fase il turismo organizzato, le strutture, la parte hardware del turismo deve essere assolutamente supportata. Quindi se voi volete andarvi a fare un'esperienza, chiedete di andarvi a fare un'esperienza negli alberghi, chiedete di rientrare, di partire dalla parte dell'offerta organizzata, quello sicuramente sì. Se posso solo una cosa, quindi quasi quasi ragioniamo da impresa, nel senso se avessimo il tempo e avessimo le risorse economiche potremmo dire ristrutturiamoci e poi proponiamoci come deve essere, per non correre il rischio di aprire subito, non essere pronti e in realtà di fare un effetto boomerang. Scusi, mi è scappata. No, io in realtà quello che dico è, io non lo so come si svolgono le conversazioni a livello imprenditoriale, cioè delle varie associazioni di categoria, io non lo so come si parlano tra di loro, non so se si parlano, come, se ci sono dei tavoli interni, se ci sono delle chiamate, se ci sono... Io quello che dico è che nessuno può fare a meno dell'altro. Cioè l'intervento hardware e il sostegno hardware è un sostegno che deve essere... orizzontale, però dovete, l'imprenditoria deve mettere la parte di policy, quindi la parte della governance, nelle condizioni di farlo, sapendo che intervieni da una parte che ha già parlato con l'altra parte, che quindi vuole quell'altra, cioè nel senso deve esserci questa forma di, cioè la torta va condivisa, perché non si può pensare che se intervieni solo da una parte, allora l'altra parte va bene. Bisogna fare qualcosa di veramente, condiviso, un dialogo veramente senza particolari barriere. Quindi è bene che si parli, è bene che si affronti e che si dica ai giornali le cose che non vanno, però anche lì attenzione, perché più si fa questa cosa e più l'immagine che si dà dell'Italia è di un paese disorganizzato. E magari a volte non è così,
perché magari ci sono delle destinazioni che invece sono organizzatissime, però questa cosa non si sa. Vai con la seconda domanda. E poi ho un'altra domanda da parte di Marino Marini. Nel prossimo cambio di paradigma che lei ha evidenziato, è piuttosto chiara l'importanza di un adeguamento della cultura d'impresa del settore del turismo. Quale ruolo possono avere le competenze innovative acquisite dai laureandi del MICO in questo grande quadro di cambiamento? Allora, sicuramente fondamentali. Quindi io sono felice di questa domanda perché questo mi dimostra, sono da questo punto di vista, mi dimostra che siete voi che farete la differenza, che noi potremmo chiacchierare a vita, ma siete veramente voi che farete la differenza, con il vostro coraggio, con la vostra anche incoscienza, con la vostra passione, con la vostra purezza e con le vostre competenze. Quindi io credo che dovete, io continuo a essere convinta che dovete crederci. Fatevi la domanda, è questa la vostra carriera? Vi piacerebbe veramente fare la differenza nell'offerta turistica, nella domanda del vostro paese? Volete essere dei contributori diretti e turarvi il naso e andare a lavorare nella regione da cui provenite perché credete che in qualche modo farete la differenza? Fatelo. Perché, come diceva la mia illustre e meravigliosa collega, io credo che alla fine il bello del turismo, il motivo per cui siamo ancora così forse stupidamente appassionati, malinconicamente attaccati al turismo come industria che farà la differenza è proprio questa, è che è veramente l'industria delle persone. E quindi continuiamo a crederci anche con un pizzico di follia, con un pizzico di, diciamo forse di eccesso di fiducia e di amore, però siamo consapevoli che veramente può rappresentare un'opportunità di carriera. E alla fine immaginate all'orgoglio che potrete avere quando vi rendete conto che veramente il vostro intervento nel piccolo, nel grande, sono quelli che hanno fatto la differenza per il vostro, per la vostra città, per la vostra regione o addirittura per il paese intero. Quindi non, veramente non disperate. Io non credo, cara, mi potrai confermare, non credo che Mick Jagger è stato contattato dal presidente Nello Musumeci, gli ha detto se vieni qua, credo che sia proprio... Appunto con Mick Jagger, perché ho avuto l'onore, mio figlio è un ingegnere del suono laureato a Londra, adesso lo può dire perché hanno interrotto la cosa, e lavora per lui. E quindi Mick Jagger è venuto in maniera assolutamente anonima, ha fatto firmare a tutte una mia carissima amica, la sua responsabile della ristorazione... E lui è andato, si è fatto firmare tutte le cose diciamo di riservatezza eccetera. Oggi esce il suo disco registrato in Sicilia, nel suo, dove lui vive, il suo singolo, e pare che sia molto interessato a continuare a esserci. Devo dire che l'ha invitato Michiché, in realtà lui è andato a Palermo ospite di una principessa, perché sai come funzionano queste cose. Lui è una leggenda, sa di essere una leggenda e vuole essere trattato da leggenda. Esatto, ma io quello che è giusto così, esatto. Quello che dico, Mick Jagger che arriva in Sicilia non è frutto di una pianificazione, è frutto di Dio che mette a linea l'universo, a linea una serie di fattori positivi. Quello che fa la differenza è come la Sicilia sfrutterà questa grandissima opportunità. Quindi io è un incoraggiamento ai ragazzi per dire, non smettete di crederci, perché la magia succede, e quindi in particolare nel turismo le magie si vedono veramente all'ordine del giorno. Assolutamente sì. Non so se ci sono altre domande. Il suo discorso è interessante, si è arrivato a un sacco di domande, però ce n'è una in particolare che le vorrei fare, ovviamente se vuole anche lei, insomma. Sì, se è breve, perché poi ho già annunciato un quarto d'ora di ritardo sull'impegno precedente, ma non vi preoccupate. Sì, allora, da parte di Diego Diomedi, che la ringrazia tra l'altro per il discorso che ha fatto, e le chiede, ha nominato i borghi e l'Umbria vanta di bellissime realtà, purtroppo le infrastrutture non ci sono, per esempio la ferrovia regionale, o se ci sono non funzionano con efficienza, per esempio l'aeroporto. Come si possono promuovere luoghi così difficili da raggiungere? Allora, io sono completamente d'accordo, e questa è un'altra delle cose, dei miei punti di discussione da sempre, insieme al discorso che facevo prima sui cinesi. Allora, non si può promuovere ciò che non è promovibile. Allora, è fondamentale da questo punto di vista che, torno a quello che dicevo prima,
che questi problemi vengano affrontati a 360 gradi. Cioè l'importante è che il titolare del, chiamiamolo così, portafoglio turismo metta sul tavolo una visione un pochino più estesa, dicendo: io mi sono fatta questo ragionamento su questo territorio, secondo me queste sono le nostre priorità, per raggiungere queste priorità dobbiamo fare questo, questo, questo e questo. Magari è stato fatto e non è stato ascoltato, ma se le ferrovie vanno per conto loro, le linee aeree vanno per conto loro, le linee, diciamo, della crociera vanno per conto loro e non c'è collegamento con la gestione della destinazione, i cosiddetti DMO, o comunque con i territori, è chiaro che è tutto abbastanza scollegato e continuare a essere scollegato alla fine penalizzerà. Per cui io non so se, citando, diciamo, gli interventi dell'alta borghesia, magari succederà quello che mi sono sentita dire a ottobre dell'anno scorso, quando al Consiglio d'Europa, seduta al, diciamo, il gabinetto del presidente del Consiglio d'Europa, ci siamo sentiti dire: forse il turismo tornerà a essere solo una cosa per ricchi. Allora, io mi rifiuto di pensare che sia così, però è drammatico immaginare che ci siano delle persone che vedano ancora il turismo come una, diciamo, un'espressione di classe. Io credo che questo problema non si ponga, perché oramai siamo diventati una, più o meno, non so, 6 miliardi di poveri e 10 persone ricchissime nel resto del mondo. Per cui secondo me il problema non si pone. L'importante è che manteniamo ferma la consapevolezza che il territorio è nostro, non è degli altri. Per cui nessuno ci può dire quello che possiamo fare, ma il nostro dovere è assolutamente continuare a lavorare con il miglior spirito. Quindi io, consentitemi di ringraziarvi molto per questo spazio, anche per la libertà che mi avete concesso di esprimere i miei pensieri e le mie convinzioni, e lancio un particolare augurio e un veramente un grande affetto per tutti gli studenti che ci stanno seguendo e in maniera traslata per tutti gli studenti del mondo, anche dei paesi più svantaggiati, che vi assicuro sono messi veramente molto peggio di noi. E ringrazio queste meravigliose donne, Giovanni me lo consentirai, da cui vengo continuamente circondata, e vi lancio a voi invece una chiamata alla responsabilità. Saremo noi a fare la differenza. Quindi il turismo, l'ospitalità è donna, per cui io vi incoraggio a veramente a mettervi a capo di questo tavolo virtuale in cui sedete tutti insieme e costringete tutti a trovare una ragione. Lo abbiamo fatto in famiglia, facciamolo anche nel mondo del turismo, perché vi assicuro che ne trarrete i frutti. E quindi quello di cui stiamo parlando ora, tra 5 anni magari sarà un piacevole ricordo, e magari chissà, ci scriveremo anche un libro. È vero, io le chiedo solo un attimo, perché la nostra presidente nazionale Antonella Giachetti vorrebbe solo un attimo dirle due parole. E dirle anche ai ragazzi, solo un secondo e poi ci lascia, la lasciamo andare, le giuro, ma non per sempre, ma non per sempre. Professoressa Priante, la ringrazio, complimenti di tutta l'esposizione. Io nel mio ingresso non ho ricordato una cosa importante che si riallaccia molto alle sue parole: il contributo del pensiero femminile nella rigenerazione dei borghi. Faremo proprio in Umbria un bellissimo evento insieme in collaborazione col V20 in Valnerina, rigeneriamo la vita, cominciamo dai borghi. L'obiettivo è quello di disegnare delle linee portanti di insieme, di soluzioni integrati, cioè ci sarà da Open Fiber a CDP, Unicredit e o ASVIS, nel senso di dare risposte a 360 gradi. Come lei diceva, è inutile dire bello il borgo, anche per con l'apertura che ci sarà della possibilità del lavoro da remoto, anche dare la possibilità di passare dei giorni alla settimana in dei posti dove la qualità della vita è molto molto migliore che in un grande aggregato. Quindi io la ringrazio ancora e vi dico che la vostra regione, Università di Perugia, avrà questo importante evento il 12 sotto il coordinamento di Francesca Cassano, che è la presidente della delegazione, ed il mio come presidente nazionale, in collaborazione col V20. Scusate se vi ho preso, ma mi ero proprio dimenticata, è un evento importante questo sui borghi. Rigeneriamo la vita al femminile. Grazie. Grazie, no, grazie a voi. Io appunto purtroppo vi devo lasciare, mi stanno oramai bannando dall'intervento di Commissione Europea, e quindi
Ora vi saluto, vi auguro buon proseguimento e lo considero l'inizio di una bella amicizia. Grazie mille Giovanni. Ti salutiamo anche noi, aspetta. Volevo cogliere l'occasione appunto per ringraziarla sia da parte mia che da parte di tutti gli studenti che la stanno seguendo. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi, un bacio, a presto. Grazie Alessandra, ti aspettiamo in Umbria e per incontrarti nell'aula magna di questa università appena sarà possibile. Ringrazio Ilaria che ha fatto da portavoce anche degli altri studenti. Le domande erano veramente tante e non c'era la possibilità di farle tutte. Mi scuso con i ragazzi che non hanno sentito la loro domanda. Noi abbiamo ancora una decina di minuti in modo da poter dare la possibilità a Ornella Laneri, che ringrazio per questa interlocuzione molto vivace, molto sull'attualità, sull'oggi, oltre che sul futuro. E questa è una cosa che ci interessa molto, perché è inutile studiare la storia, per esempio, del turismo se non ci confrontiamo con ciò che accade in ogni nuovo giorno. Ecco, darei la parola alla dottoressa Laneri per alcune considerazioni conclusive, ecco, di questo primo incontro di In Italy. Prego. Eccoci, grazie. No, grazie a voi, perché per me poter dialogare e parlarsi addosso serve a poco. Quando si ha l'esperienza che ho io in un settore privato, che è quello del turismo, e che la professoressa Briante ha colto, ricordatelo ragazzi, accogliere è un'arte ed è un privilegio. Servire sembra un verbo brutto, è anch'esso un privilegio. Le persone che vanno, mi permetto adesso di parlare veramente con degli studenti in questi ultimi 3 minuti, perché tutto quello che c'era da dire di grande, inteso proprio a livello europeo, l'abbiamo condiviso con la professoressa Priante, quindi sarebbe solamente un ripetersi piccolo. E quindi nel momento in cui si fa una scelta come quella un po' che state facendo voi, come quella che abbiamo fatto noi, imprenditrici e imprenditori del turismo, si deve avere una consapevolezza, perché l'impresa del turismo, l'industria del turismo è così difficile che venga riconosciuta come tale. Perché in realtà il beneficio è più privato che non esterno, che non forse apparentemente sul territorio. Un'industria con pochi dipendenti fa grandi fatturati, fa grandi utili. Un'industria del turismo fa molto lavoro, dà molte speranze, ha una grandissima presenza e cambia la vita di una destinazione, ma incide meno sul PIL in maniera immediata. In realtà cosa abbiamo visto con questa pandemia? Questo è molto importante per quello che deciderete di fare e come deciderete di farlo. Abbiamo visto che l'industria del turismo non è il 12% del PIL, non è il 14% del PIL, arriva al 22%, arriva al 23%. Io mi permetto di dire qualcosa di più, perché attorno a noi, attorno agli alberghi, attorno ai tour operator, attorno alle case vacanza, ruota un mondo di servizi che si è fermato, che si è paralizzato e che non sappiamo veramente se e quando e come, lo dicevamo la professoressa Priante, si potrà riprendere. Noi abbiamo stimato un 2024, il 2024 è lontano, al 2024 dobbiamo arrivarci. E allora come ho concepito, abbiamo immaginato che ci si possa arrivare? Accompagnati, lo dicevamo con la professoressa, lo confermo e lo mi batterò per chi di voi anzi ha voglia di seguirci domani pomeriggio alle 15, sarà credo un incontro, un dibattito molto interessante. E noi abbiamo bisogno di essere accompagnati da un governo che abbia una visione a lungo termine. Il 2024 sono tre anni e mezzo e saranno 3 anni molto duri, 3 anni nei quali noi comunque dovremo dare a voi una visione, una prospettiva di lavoro e di possibilità. Per fare questo si dovrà chiedere, si dovrà puntare i piedi, non si dovrà gridare in piazza, ma si dovrà andare ai tavoli dove si prendono le decisioni. E mi permetto di dirvi, a nome della mia presidente, ma anche a nome mio, che forse avete capito che sono una guerrigliera, ci faremo ascoltare, anche per voi, perché noi siamo il vostro futuro, anche se non si capisce, e voi sarete il nostro presente. Quindi grazie per questo spazio, grazie davvero e grazie ragazzi per averci seguito. No, siamo noi che la ringraziamo, veramente è stato un inizio straordinario, ecco, per questo In Italy del 21.
speriamo di rivedervi tutti qua a Perugia appena ci sarà l'occasione, perché sarebbe molto bello vedervi nelle nostre aule e poter parlare anche con calma con voi, perché come avete capito i nostri studenti poi sono pieni di domande, di curiosità, di stimoli, aspettano delle risposte anche da noi. Devo dire che l'appello e il riferimento che anche Alessandra Priante ha fatto all'importanza della donna in questo ambito e anche dal punto di vista progettuale è qualcosa che vorrei sottolineare da uomo, ecco, perché ne sono consapevole, ne sono convinto. Il programma di quest'anno di In Italy, fra l'altro, ha una presenza di relatrici femminili molto, molto elevata. E quindi concluderei qui questo primo incontro, che è stato intenso, lungo dal punto di vista del tempo, ma questo tempo è volato, perché quando le cose sono interessanti il tempo veramente, veramente vola. Ringraziando Antonella Giacchetti, Ornella Laneri, Alessandra Priante, gli studenti per le loro domande. Grazie a voi, buon lavoro.